riforma del lavoro, perché non ci piace nel suo insieme la riforma del lavoro. La cosa più brutta poi, che tanto che viene fossilizzata sull'articolo 18, che è proprio la cosa odiosa, però anche tutto il resto che viene spacciato, perché anche noi chiediamo che venga, che il contratto a tempo indeterminato sia il contratto prevalente. Però naturalmente quello che noi abbiamo sempre detto è il lavoro a termine deve costare di più alle aziende. Altra cosa che siamo contrarissimi al discorso che anche qua noi continuiamo a dire che c'è troppa flessibilità, ci sono troppe forme di lavoro, infatti fino adesso ci sono 46 forme di lavoro, che va appunto lavoro a progetto, lavoro a chiamata, false partite IVA, lavori in cooperative, cooperative da un dipendente, co-prodotto, insomma quella serie, anche queste abbiamo detto riduciamole, queste forme di precarietà non ne hanno ancora risolta neanche uno. Un'altra cosa che non ci vede favorevoli a questa riforma, anche qua quando sento parlare di riforma del mercato del lavoro mi vengono i brividi, perché una volta riforma era miglioravo la mia condizione di lavoro, invece adesso quando si parla di riforma c'è sempre da perderci qualcosa, e quindi anche per questo che siamo sulle barricate. Il discorso dell'uso degli ammortizzatori sociali, noi abbiamo chiesto una riforma degli ammortizzatori sociali, abbiamo chiesto che la cassa integrazione venga estesa anche alle aziende che non possono accedervi. È vero anche che però la cassa integrazione ordinaria e straordinaria non ce la regala nessuno, perché ce la siamo pagata noi, ce la paghiamo tuttora noi. E quindi se soprattutto gli artigiani o altri che in questo momento non hanno la cassa ordinaria, è perché non la pagano. Piuttosto che pagare gli enti bilaterali, che secondo me sono inutili e sono contrarissimo, allora cominciamo anche loro a far pagare la cassa integrazione ordinaria come la paghiamo noi. Probabilmente un po' di fondi della cassa integrazione in deroga si abbasserebbe. Il caso Indesit è emblematico. Il caso Indesit, grazie alla cassa straordinaria che sono 2 anni per cessazione di attività, si è potuto mettere in campo un discorso di reindustrializzazione dell'area. In questo lasso di tempo le persone si possono riqualificare, in questo lasso di tempo le persone possono anche trovarsi un altro posto di lavoro. Se invece gli si dice no, visto che l'azienda ormai è cessa, è inutile darti 2 anni di cassa integrazione, non la meriti, ti do solamente il titolo di licenziamento. Fino adesso c'era la mobilità, anche questa, in un momento di crisi purtroppo, perché se noi parlassimo di un'azione, l'Italia, in cui uno che perde il posto di lavoro, come può succedere nei paesi anglosassoni, dopo 15 giorni, 20 giorni, massimo un mese, si ricolloca, tutte queste forme qua, si potrebbe prendere in considerazione anche il discorso di abolire la mobilità o appunto gli ammortizzatori sociali, come li vuole portare avanti il governo. Ma qua siamo in Italia, in cui uno che perde il posto di lavoro, soprattutto se è una donna, soprattutto a più di 40 anni, il posto di lavoro non lo prende, non lo trova più in questa fase. Allora in questa fase che occorre anche il discorso della mobilità, perché è una tutela in più per persone che magari hanno finito di studiare e che nel primo anno, da quando hanno terminato gli studi, piuttosto che andare a fare tutti questi lavori di stagisti, che sono vero sfruttamento, perché la gente lavora per gente che ha studiato fino a 26, 28, 30 anni e poi si deve trovare a guadagnare 250, se va bene 300 euro al mese. Allora per quelli era quella specie di sussidio che noi chiedevamo, è dargli un lasso di tempo in cui queste persone possono trovare un posto di lavoro dignitoso e non vadano a prendere il primo lavoro da sfruttare, perché il lavoro a 350 euro al mese è sfruttamento, non è un lavoro. Una volta c'erano i soldi dei nonni, adesso sono i soldi dei genitori. Quando termineranno anche i soldi dei genitori, allora sì che ne vedremo dalle belle, perché quando la gente è alla fame e all'estremo, poi possono succedere anche cose che non succedono, non vorremmo che succedesse. L'altra cosa, poi per concludere il discorso, poi c'è l'articolo 18 che è la conclusione di tutto. L'articolo 18, ecco, noi la chiamiamo una norma di giustizia, perché l'articolo 18 è a compimento, sempre l'architrave dello statuto dei lavoratori del 1970, perché il fatto che i padroni licenziavano le persone anche negli anni 60 le licenziavano, non è che in Italia non si è mai licenziato, si è sempre licenziato, e anche fino al 66 c'era una legge in cui si diceva che il licenziamento illegittimo poteva essere indennizzato. Ecco, lo statuto dei lavoratori è a compimento di questo, dice no, non deve essere indennizzato. Allora un lavoratore per essere licenziato il padrone deve avere un giustificato motivo oggettivo, altrimenti il lavoratore non lo licenzia. È una norma di civiltà
e molti lavoratori sono stati salvati perché le aziende non licenziavano il lavoratore sapendo che poi avrebbero perso in tribunale questo ricorso. Allora, e anche qua, perché io dico che è una cosa malvagia, perché questa riforma del lavoro va ad incrementare la riforma delle pensioni che è stata fatta, perché anche qua, riforma delle pensioni, hanno detto che visto che in Italia si andava in pensione rispetto al resto dell'Europa più presto, adesso con questa riforma si va più tardi rispetto agli altri. Ma perché? Perché diceva il lavoratore, visto che l'aspettativa di vita si sta aumentando, non è giusto che il lavoratore anziano venga alle spalle della collettività, ma se lo deve tenere l'azienda. Però un lavoratore anziano, un lavoratore che magari ha ridotte capacità lavorative, perché magari lavorando in catena di montaggio si è veramente rotto, perché il lavoro catena di montaggio è un lavoro che rompe, e quindi arriva certo a 50-52 anni, non è più arzillo, scattante come un ventenne, ha qualche acciacco. Ecco, allora dopo 50 anni questo lavoratore per le aziende cominciano a diventare dei problemi, perché sono dei costi. Allora a questo punto, se prima c'era grazie alle ristrutturazioni interne, con l'aiuto della cassa integrazione, con l'aiuto della mobilità, gli si faceva raggiungere la pensione, se adesso questo traguardo viene portato più in là, quindi questo lavoratore non riesce a raggiungere la pensione, però per l'azienda ha un costo, cosa bisogna fare? Bisogna trovare il modo per licenziarlo. Ed è qua che allora c'è la riforma dell'articolo 18, in cui si dice che anche se il licenziamento è illegittimo, non c'è più il reintegro automatico in azienda, ma c'è solo un'indennità. E allora, anche qua, quando si dice che qualcuno ci insegna che i lavoratori hanno un prezzo, ecco, si è stabilito che un lavoratore costa al massimo 24 mensilità. E quando si dice, quando voi fate una guerra ideologica perché, tra virgolette, volete salvare il vostro posto come sindacalisti o come delegati, non è assolutamente vero, perché i primi che saranno espulsi dal mondo del lavoro sono appunto quelle persone che per le aziende sono diventate dei costi, e quindi sono le persone ammalate, le persone anziane, perché non sono più produttive. Alla fine di tutto questo discorso, io non vorrei, perché è stato presentato sia la riforma del lavoro sia il discorso sulle pensioni, visto che era inevitabile, l'Europa ce lo chiede, l'Italia era sul baratro, quindi dovevamo salvare i conti dell'Italia, dovevamo salvare l'Italia. Non vorrei che alla fine, sì, magari abbiamo salvato l'Italia, come si dice, no? L'operazione è riuscita perfettamente, ma il paziente è morto.